Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale e un saluto anche ad Ace. Ciao Ace. Namaste, ciao bello, come stai? Tutto bene, ci ritroviamo qui con i nostri soggettoni. Ci eravamo lasciati dopo aver chiacchierato con lo sceriffo, sì, il capo delle guardie in realtà. Che ci ha dato un po' di informazioni. Che era qua dentro, sì. Che è il signor, fammelo trovare, Orius. Aureus scritto. Che insomma ci ha dato un po' di informazioni e tu avevi dato un'occhiata a... Sì. Qualcuno in gabbia qua fuori. C'era questa tipa qui in gabbia. E non so se possiamo parlare. Scusate, è un insinuo tra i due. No, non possiamo insinuarci tra i due. Passiamo da dietro, vediamo se. Scusi, serve una mano? Mi aveva dato basta. Ah, ok, eccoci. Stai parlando con una bestia? Con Byrdoth. Allora, vado io? Sì. Occhi blu ghiaccio si socchiudono al di sotto di sopracciglia cespugliose, increspate da sudore e polvere. Le sue mani si distendono come artigli pronti a scattare. Non voglio farti del male, straniera. Mi chiedo solo chi tu sia. Le sue sopracciglia si aggrottano, ma poi assume un'espressione più rilassata. Si schiarisce la gola. Io sono Byrdoth. Non sono venuta qui per cercare problemi con la donna sfregiata. Lei mi ha solo spaventata. E tu sei un cacciatore della sorgente. Ho sentito molti racconti sul tuo ordine. La vostra storia è lunga e onorevole. E come sei finita in questa gabbia? Questa donna qui, quella che ora complotta la sua vendetta, è sgattaiolata dietro di me mentre stavo cacciando. Mi sono solo difesa. Io non farei mai del male a un'innocente donna sfregiata di proposito. Ma presto sono stata sopraffatta dalle loro spade e costretta qui, in questa gabbia per cani. La matriarca si sarebbe strappata i peli dal petto se avesse visto in che condizioni mi tengono. Prendo congedo. Ok, quindi era solo per sapere qualche informazione. Allora, in realtà questi oggetti, non so, possiamo prenderli? Sì, credo che possiamo rubarli senza problemi, perché non mi dà la scritta in rosso, giusto? Io proverei a parlare con le guardie, bombe, magari cerchiamo... Sì, mi insinuo anch'io. Parliamo con Tullia. Vediamo. Ehi, chi sei? Fermati, resta dove il mio occhio ancora sano riesce a vederti. Beh, la sfregiata. Vacci piano, Tull. Guarda che stai parlando con un cacciatore della sorgente. Che situazione singolare. La donna in gabbia e nel resto? Se aguzzi bene lo sguardo, sì. Potrebbe anche sembrare una donna, ma non è nient'altro che un animale selvaggio. Infatti stavo cominciando a sospettare questa cosa, nel senso che parlava di matriarca e di peli sul petto. Okay. Abbiamo avuto notizie di un'estranea dall'aspetto bizzarro che sgattaiolava per la città con l'arco in mano, pronta a scoccare. L'ho poi trovata accovacciata dietro un albero a prendere di mira un grasso vecchio ratto che percorreva le mura della città. Le ho dato un colpetto sulla spalla per vedere chi fosse, ma la bestia è saltata su come un gatto selvatico e si è lanciata contro di me. Ha morso Tullia in piena faccia. Già non era una bellezza sopraffina, ora è pure sfregiata. Divertiti finché puoi, Vir. Non c'è legionario in tutta la corte che vorrà fare coppia con te quando prenderò la rabbia. E cosa ne sarà di questa, diciamo, strana sconosciuta? Questo è ancora da decidere. Non sembra malata, come dice Tully. Non possiamo certo tenerla qui per sempre, ma nemmeno rispedirla nelle terre selvagge, non credi? Ah, ok, sei entrato in forse dietro, allora, vediamo un attimo. Forse sarebbe il caso di prendere questa sconosciuta sotto la nostra ala. Potrebbe tornare utile se possiamo fidarci nel farci coprire le spalle. Vediamo. Ma sì, dopo tutto un'impavida cacciatrice potrebbe rivelarsi utile per le nostre indagini. Questa ci ammazza tutte e due. Però c'è un arco, quindi. Che sollievo, non è vero, Tull? Dopotutto le abbiamo trovato una buona sistemazione. Ascoltami bene, cacciatore della sorgente. Questa qui è inutile, se non come carne da cannone, e non voltarle mai le spalle quando ho un arco a portata di mano. Ok. Quindi abbiamo un nuovo party member. Sì, sostanzialmente si è inserita anche questa qui, non lo so. Non so se fidarci, eh.
Secondo me era meglio che rubavamo l'arco e ce ne andavamo. Aia. Tentativo di indurre cura nel veleno. Ok, fallito. Si sta curando da sola. Credo di averla usata io, probabile. Cacciatore, posso parlare direttamente con lei? Allora, cacciatore della sorgente, ho sentito racconti molto contrastanti sul mondo degli umani. Io stesso sono stata la prima catturata e poi liberata da quelli della tua stessa razza. A casa boschiva ogni creatura agisce secondo propria natura, gli uccelli si spaventano facilmente, i tassi non hanno molta paura, ma tra gli uomini non ci sono garanzie. Sì, come hai notato siamo una specie imprevedibile, tanto propensa a uccidere quanto a lenire le ferite altrui. Proprio per questo motivo è meglio diffidare da coloro che incontri. Allora. Sai com'è questo personaggio? Infatti, malgrado i progressi, noi siamo una specie dal cuore selvaggio. Considera un umano alla stregua di un animale rabbioso, pronto ad attaccare in ogni momento. Soprattutto gente ubriaca su sì, ponti, come si dicono. Si vocifera. Se dici che è così, allora sarò cauta. Come il dio lupo Amira ordinò a Tyrs, svezzati dal mondo selvaggio o la sua fredda compagnia corromperà anche te. Ok, quindi abbiamo parlato col nostro nuovo party member. Sì, che si è inserito e si è collegato a te. Come potete vedere in alto a sinistra fa vedere anche chi comanda un altro personaggio, un altro PG, esatto, che si inserisce. Se io voglio posso collegarlo a te e puoi utilizzarlo tu. Guarda, io te lo lascerei volentieri. Posso prendere il ritratto e spostarlo. E vediamo un attimo che cos'ha. Allora, diamogli pure, direi che gli diamo le sue armi indietro, così si può equipaggiare. E dando velocemente un'occhiata alle caratteristiche che ha, un'armatura abbastanza bassa, agli indumenti giustamente addosso, gli stivali, le diamo l'arco, c'ha un pugnaletto che però me lo tengo io. Che cosa abbiamo ancora? Punti salute 166, è abbastanza tank. Sì, è molto tank, anzi, c'ha 166 punti salute, io ne ho 117. Altre caratteristiche un po' particolari, che cos'ha? Abbastanza destrezza, sì, è un arciere che però ha un sacco di punti ferita. Noi siamo di livello 2 o di livello 3? Se non sbaglio, livello 2. Vediamo. Siamo di livello 2, sì. Sì, ci mancano ancora 2000 punti esperienza. E lei invece è di livello 3, quindi c'è anche quello. Ho preso il suo posto in gabbia. abilità con l'arco, abilità col Tenebrium, che sono armi di qualche strana fattura, e poi ha un po' di tiratore scelto, quindi effettivamente è una specie di cecchino. Possiamo sì. rinominarlo? O semplicemente è un personaggio così? Almeno tratti comportamentali non ne ha tanti, ha le caratteristiche di essere bullo. Bene. Come talenti, che uno è il 50% di danno extra contro nemici rallentati, meno matti o atterrati. Che non è malaccio, il recupero delle frecce e il fettore, quindi puzza. Sì, si vede qua. Anche che non è propriamente sì, esatto, pulita. Non è propriamente pulita, ma abbiamo una specie di Valchiria vichinga in giro. Intanto vedo che ti sei messo seduto. Sì, nel frattempo il mio personaggio andare a mangiare i piccioni. Si riposa un pochino. Ok. Comunque io posso decidere allora, cliccando sui ritratti, per quanto riguarda appunto come sono messo, di guidare o il mio personaggio o direttamente lei come personaggio attivo, diciamo. Beh, e ci decidere... sarà sicuramente utile in combattimento, almeno siamo due dalla esatto. distanza. E posso decidere anche in un certo senso la formazione, cioè se averci alla fianco, dietro o se metterci in fila indiana o cose del genere. Direi in fila indiana... ci può stare, tanto sei un arciere. Cosa facciamo di bello allora? La nostra missione principale era allora vediamo andare a parlare un pochino. Col signorino qua, andando sulla mappa e facendo velocemente. Avevamo la scena del crimine. Sì, perché abbiamo parlato allora, con il capitano. Siamo andati a parlare col capitano. Adesso abbiamo o da parlare con Esmeralda, che è la moglie di quello che è stato ucciso. Sì. Oppure andiamo direttamente sulla scena del crimine. Allora, in realtà, se non sbaglio, il capitano ci ha dato il permesso di entrare... Di andare sulla scena. Sì, nella zona quindi dove... Andiamo... Sì, io direi di andare sulla scena del crimine. Andiamo da quella parte, in caso vediamo che cosa c'è in giro, magari c'è qualcosa di interessante. C'è del pane in giro. Io so fare la pizza!
Ok, quindi andiamo pure da questa parte. Non so esattamente che strada prenderò. Sa che di qua non siamo passati prima. Tra l'altro devo dire che effettivamente è ricchissimo di dettagli questo posto. Sì. Soprattutto molti edifici da esplorare, quindi... Ci sono un bel po' di edifici. Allora, sì. Noi dobbiamo andare in questo edificio qui, quindi se io ci entro da che lato? Dal lato che non vedo ancora, quindi da qua. Sì, probabilmente dobbiamo fare il giro effettivamente qui sopra, credo, sia la cosa migliore. Non è vero. Sì. Io ho usato le mie abilità di esplorazione della mappa prima, che... Cioè, mi permette di cliccare direttamente dove voglio andare. Cioè, allora, sto parlando con il signor Mendius. Vediamo. Allora. Ehi, tu, un attimo di attenzione, per favore. Sei il cacciatore della sorgente, vero? L'eroe di cui tutta Sisil sta parlando? L'argomento principale di cui si spettegola in città? La più succosa uva della vigna? È un tale piacere fare la tua conoscenza, una delizia. No, come non detto, è molto più di una delizia. Si tratta di un intervento del fato. Sì, è questo. Il fato mi ha messo proprio qui, in questo posto, in modo che io possa dirti tutto a proposito di un'opportunità davvero interessante. Tu saresti? Mendius, al vostro servizio. Qual è la mia professione? Beh, ti dirò cosa non sono di solito. Un uomo di medicina. Tuttavia, cosa fa un uomo di medicina se non riparare ciò che è stato prima rotto? Ho salvato vite sicuramente, ma oggi sono qui per cambiare. Cosa sono di solito, ma cosa non sono di solito. Su quell'opportunità che hai menzionato? Non è semplicemente un'opportunità, è un'occasione che capita una sola volta nella vita per diventare migliore, per essere la pura estensione delle speranze che sono rinchiuse in ognuno di noi. Quindi, prima di tutto, lascia che ti faccia una domanda. Ti piace l'avventura? Certo, come può non piacere a uno del mio mestiere? Giusto, l'avventura è ciò per cui viviamo, oppure... vabbè, sì, giusto, l'avventura è ciò per cui viviamo. Dai. Secondo me questo ci fregherà tutto. Quest. Guarda un po', tu e io condividiamo la stessa passione. Non ho mai dubitato per un attimo. L'emozione di percorrere un sentiero imbattuto, l'adrenalina di cadere in un'imboscata dei goblin, con la consapevolezza di uscirne comunque vincitore. Piccolo appunto, abbiamo guadagnato un punto in audace tutti e due. Ottimo. Un'altra di quelle caratteristiche comportamentali. Peccato che il tuo tipo di lavoro ti permetta un compenso tanto misero. Ragione? Il salario di un semplice soldato. Ora, detto tra noi, sinceramente, non ti piacerebbe guadagnare di più? Quindi questo è side quest in continuazione. Sì. Un pochino di soldini magari ci servirebbe. Ma secondo me posso dire che non mi dispiacerebbe. Sì, un po' di oro extra è sempre il benvenuto. Infatti l'oro è sempre il benvenuto, e tra i fantastici 5 l'oro fluisce così liberamente come l'acqua fa verso il mare. Abbiamo i fantastici 5 in questo mondo. Tuttavia, amico mio, questioni di carattere finanziario a parte, cosa sarebbe la vita senza varietà, senza pepe? Essere un cacciatore della sorgente deve essere spaventosamente triste a volte, ho ragione. Tutti quegli ordini, indaga su questo, recupera quello, e alla fine della giornata cosa hai dimostrato? Non vorrei prendere tu le decisioni, essere il capo di te stesso? Questa è una bella decisione. Meglio comandare che seguire, questo è vero. Non c'è vergogna nell'eseguire ordini se il tuo padrone sono degni. Non c'è vergogna nell'eseguire gli ordini se i tuoi padroni sono degni della fiducia. Questo è un pelino di più. Rimarrai sempre servile con questo atteggiamento, proprio ciò che vogliono i padroni di fiducia. Siete in disaccordo gli uni con gli altri, ma ciò prova che avete una ferma volontà, che avete mentalità indipendenti, non dipendenti. Ammettetelo, la vita è troppo breve per passarla al comando di qualcun altro, non ho forse ragione? Certo che ce l'ho, e potrei aiutarvi a coronare il vostro sogno. Sarete i protagonisti del cambiamento che meritate. E questo è esattamente il motivo per cui sono qui, perché il fato mi ha messo esattamente qui accanto alla porta del Granchio Reale, in modo che avrei potuto incontrarvi e dirvi quanto siano meravigliosi i Fantastici 5. L'invito a diventare dei nostri è tuo, coglilo al volo. Voglio diventare il Magnifico Sesto, allora. Dimmi di più sui Magnifici 5. E poi facciamo i 7 nani.
Sì, esatto. Ah, i Fantastici 5, come mi diverto a pronunciare queste semplici parole. Parole che descrivono la più illustre e celebrata gilda di avventurieri del Riolon. La nostra missione, migliorare il mondo. Il nostro mantra, migliorare noi stessi. Tutto questo per realizzare i nostri sogni e purificare le nostre anime. Non ti piacerebbe nient'altro che arruolarti, giusto? Certo che sì, e tu puoi. Naturalmente, se hai ancora delle domande, risponderò al meglio delle mie capacità. In caso contrario, che ne dici di cominciare? Mi piacerebbe arruolarmi. Certo, certo, certo. Tutto quello che dovete fare è firmare questa rinuncia e in un attimo, tac, siete parte della famiglia. Tutto quel che serve è il vostro bell'autografo. Che ne dite? Allora, già che si chiama rinuncia, non lo so. Già che si chiama rinuncia, esatto. Questi affari dei Fantastici 5 sono troppo belli per essere veri. Io passo. Sono d'accordo, l'hai sparata troppo grossa, amico. C'era quasi riuscito. Sì. Tremendamente deludente, illogico e ottuso da parte tua. Rifiutare i Fantastici 5 è un crimine contro la ragione stessa e l'umanità. L'opportunità bussa alla porta e tu la rifiuti. Una vita da servi la vostra. E per scelta, per giunta. Addio, statemi bene, anche se non sarà così. Com'è cambiato in un attimo? Comunque sì, abbiamo aggiunto altre robe al diario. Ottimo, questo ci voleva fregare qualcosa. Sì, questo ci voleva fregare. Però è bello perché stiamo guadagnando via via tratti di sì. comportamento che ci danno effettivamente bonus da una parte e dall'altra. Abbiamo preso Audace, poi siamo tornati sul cauto, però almeno abbiamo sbloccato quella caratteristica. Sì. Una cosa che volevo dire, io avendo il tratto disciplinato, che è già la seconda volta che siamo un po' in disaccordo io e te su sta cosa... essendo leader della cosa, della fazione, do più bonus agli altri perché dà più leadership, sì. Da cavaliere, insomma, c'ho questa cosa qua. Comunque, entriamo dentro. Sì, eccomi. La taverna del Granchio Reale. Oh, per attivare o disattivare la modalità di selezione. La scena del crimine è qua dietro. A quanto pare. Ah no, è in fondo qua, ok. Cos'è che mi dice sulla mappa il bianco? Ah, ok, il bianco mi dice il nome del posto. Però in fondo c'è la scena del crimine, qua. Sì, probabilmente è questa stanza controllata. Qua dentro. Senta, abbiamo il permesso, buon uomo, possiamo? Non è che ci... Ah, ok, ci vuole dire qualcosa? Ah, no, sì, ok. Inserisco anch'io. Salve cacciatore della sorgente, non ho alcuna intenzione di intralciare le vostre indagini, ma posso aprire questa porta soltanto per coloro che hanno ricevuto un esplicito permesso da parte del capitano Aureus. Ho parlato con Aureus, lasciami entrare per piacere. Non è esattamente la persona più amichevole al mondo il capitano, eh? Bene, la ricompensa per i tuoi timpani sfondati è un valzer attraverso la più bella scena di delitto magico della città. Buon divertimento. Tra l'altro questa cosa mi ricorda, a proposito di citazioni a altri videogiochi eccetera, wow! Ottimo. Aia. Ci hanno disintegrato. Ok. Cosa è successo? Spero non siamo morti perché c'era da un po' che non salvavamo. No, siamo stati teletrasportati altrove. Io andrei di salvata subito. Ok. Fermi tutti, cosa è successo? Ok, dicevo, aspetta, non lo penso così, quella pietra in qualche modo ci ha mandato a volare tra le stelle. Effettivamente, guarda lo sfondo. Dove cavolo siamo? Siamo in orbita. No, io volevo fare una mini citazione del... questo è anche l'inizio del gioco che si chiama Ultima 7, che è una come si dice? È una serie di videogiochi che c'è da 20 anni, 30 anni praticamente, sono 9 giochi diversi nel corso di un sacco di tempo, e Ultima 7 inizia proprio con un delitto da investigare e mi ha ricordato un po' un inizio di questo tipo. Poi ovviamente setting è completamente diverso, ma ci siamo capiti. Dove cacchio siamo finiti? Allora, vedendo sulla mappa non c'è molto di indicativo, quindi direi semplicemente di andare avanti e vedere un po'. Siamo in mezzo alle stelle. Ah, ci sono dei soggettoni qui davanti. Ok. Terribile, terribile, terribile. Cioè, il signor Zig Zax. Mi inserisco anch'io un attimo. Per l'inchiostro della penna da un milione di parole, che diamine succede? Che fate qui, alla fine dello spazio e del tempo? Molto, molto, molto curioso.
siamo finiti alla fine dello spazio di tempo. Fummo improvvisamente, misteriosamente trasportati qua. Sai a causa di chi o per quale motivo? La tua ipotesi è buona quanto la mia, mio nuovo amico. Mi trovavo qui, in questo remoto angolo dello spazio e del tempo, e sei apparso dal niente. Tempismo perfetto, a proposito, dal momento che il terreno andava restinguendosi sotto i miei piedi. Ma suppongo che dovrei presentarmi in modo consono. Zix Zax, lo storiografo al vostro servizio. Il mio lavoro consiste nel tener nota di ciò che fu, ciò che è ancora e si spera ciò che sarà. Che ci fai qui? Cosa sto facendo qui? Tentando di evitare il disastro, ovviamente. Tentando di evitare che tutto scompaia. Dimmi, amico, quando ti ho spiegato che questa dimensione è la fine del tempo, il solo nome non è stato come un pugno nello stomaco? Non ti ha fatto tremare i polsi? Beh, dovrebbe farti proprio quell'effetto. Più o meno è come Chrono Trigger, mi aspettavo di trovare Baldassar. Ma in realtà questo personaggio mi ricorda molto un personaggio della Storia Infinita, un film... Ah sì, è vero. C'è anche quel cannocchiale che aveva il personaggio del film. Comunque, il tempo dovrebbe avere ben altre dimensioni, è il solo pensiero che sia così ridotto e l'incubo peggiore per uno che fa il mio mestiere. È chiaro che qui qualcosa di terribile si sta compiendo. Come può il tempo avere una fine? Osserva, così sarà evidente che non parlo a bambera. Vieni, sbircia lassù attraverso la lente e spalanca gli occhi, da miscredente sulla terribile oscurità che silente e implacabile si avvicina. Ok, possiamo provare il cannocchiale. Ok. Possiamo usare il cannocchiale? Provo. Vai. Usa il telescopio. Partito anche a te il video? No, ok, adesso sì. Vediamo un po' cosa vediamo di bello. Ok. Hai guardato e visto, terrificante. Non è... Cos'è questo? Il portale. Ok. Scappa via. Scappando. Ah, ok, c'è un... Il portale si è attivato, fantastico. Un attimo che io spippolo nello scrittoio, magari... C'è una fiaschetta, non so se possiamo prenderla. È lo scrittoio? Non me la dà rossa, quindi presumo di sì. Punta di freccia di fuoco, potrebbe anche essere. Proviamo. A proposito di punte di frecce, visto che la nostra signorina... Visto che io ho un sacco di frecce e la nostra signorina c'ha la possibilità di usarle. Sì, in realtà anch'io, non so se possiamo fidarci in realtà. Vabbè, io ci fidiamo. Vabbè, tanto sono solo punte di freccia. Ok. Allora, tra un paio di episodi me le ritrovo nelle ginocchia, tranquillo. Vediamo se riesco anch'io. Vado in inventario e ho frecce del rallentamento che potrebbero essere una buona cosa. Invia a Bardot, che c'ha anche un nome impronunciabile comunque. Sì, dobbiamo la chiamiamo Barbie direttamente. Ma sì, o Bar. Allora, tra l'altro, lei ha cura avvelenamento come abilità, stavo vedendo. Posa per tiri di potenza, quindi tipo carica un tiro per il turno successivo. Ha il bastone del mago anche lei per fare le magie base. E ha tiro di rimbalzo, che è una specie di tiro che colpisce 4 volte. Sì, ok, colpisce più nemici su una linea. Che non è malissimo, soprattutto sì. per il cura. Oddio. Per il cura e avvelenamento, che potrebbe essere utile. Credo ce l'abbia anche tu comunque, no? Sì, forse, non mi ricordo in realtà. Ok, e tra l'altro questa modalità, questa cosa qua è quello che viene permesso tramite una mod. Quando ti parlavo del fatto che si può giocare a più di 2 giocatori, sì. Praticamente questo personaggio qua lo possiamo dare a qualcun altro ancora. Ah, ok, vogliamo. Quindi però tramite una mod si possono aggiungere. Esatto, altri. C'era il modo per invitare più gente in questa maniera. Ok, io direi di fare una salvata perché c'è un qualcosa qui davanti che non sembra molto affidabile. Mi inserisco anch'io nella chiacchierata così. Perfetto. Ok. Il portale si è rianimato proprio come le fiamme che lambiscono questo osservatorio. Dopo tutta questa speranzosa attesa, può essere che... Tu, caro straniero, tu devi essere la chiave. Qualcosa riguardante la tua presenza qui sta causando una dilatazione del tempo e dello spazio, e la reale fine di questa piccola dimensione si allontana.
Quelle torce accese, questo portale nuovamente attivo, non può essere una coincidenza. Credi che siamo in qualche modo connessi a questo piano? Non è creduloneria, l'ho visto. Ho atteso un'eternità in questo posto nella speranza che prima o poi quel portale riprendesse a funzionare. Quindi ti stiamo salvando, quindi ci vuol dire che ci dai monete. Poi, subito dopo il vostro arrivo, zap, ed eccolo, prendere vita. Un cronista del tempo come me sa riconoscere uno schema quando lo vede. Possiamo discutere di quello che abbiamo assistito guardando attraverso queste lenti? Bontà divina, come hai ragione. C'è così tanto da apprendere che quasi l'avevo dimenticato. Quello che hai visto mi ossessiona da quando l'ho scoperto. È il vuoto stesso, il dragone che sta divorando la creazione. Quando parlo di fine del tempo, è esattamente ciò che intendo. Non so dire precisamente da dove venga, come o perché, ma una cosa è certa, sta saccheggiando il nostro futuro. E se non lo fermiamo, divorerà anche il presente e il passato. Cosa già c'è oltre questo portale? Ah, anche se non posso dirlo con certezza, se si tratta di quello che io credo, allora le nostre preghiere potrebbero aver trovato risposta. Infatti, ogni domanda che avesse afflitto la tua mente ultimamente potrebbe trovare risposta. Ho motivo di credere che dietro quel portale si celi nient'altro che... Ma perché rovinare la sorpresa? Lo scopriremo dopo averlo attraversato. Attraverso il portale, allora! Dopo di te, dopo di te. Oh, quali meraviglie possiamo trovare dall'altro lato. Ma secondo me questa è un'altra fregatura, non vorrei dire niente, ma... Cioè, sono strapieni di fregature. Sì, suonano molto. Però, abbiamo il portale? Penso sia l'unica soluzione perché non possiamo fare altro. Quindi credo che l'unica cosa da fare è alla sala del rifugio. Io ho cliccato su Barbie e mi ha cominciato a parlare di nuovo. Allora aspetta, mi inserisco anch'io nelle chiacchiere, vediamo. Faccio io Bayer. Tu dici che mi prenderai sotto la tua ala, ma io non vedo piume. Sei un figlio degli uccelli come lo sono degli orsi? Siamo tutti figli degli uccelli. Figli degli orsi, che cosa significa esattamente? Così il bimbo solitario fu allattato, dalla madre selvaggia fu nutrito, un essere dall'umanità rigettato, dalla stirpe materna cresciuto e adorato. Così dice la saga di Triss, la conosci? Il saggio dio lupo Amira ha allevato il bambino Triss con la sua cucciolata. Quindi capisci che sono in buona compagnia. Triss, il figlio del lupo, e io, Baer Dorthr. E qua c'è un altro elemento un po' che mi ricorda sempre Chrono Trigger. A parte la fine del tempo, che è una situazione abbastanza simile a questa, c'è anche un personaggio che è tipo la cavernicola bionda e più o meno si sta comportando così. Aida, sì, no? Tra l'altro anche la cosa del tempo riprende la storia infinita. Sì, è vero. Il nulla che divora tutto, è vero. Intendevo che sarò responsabile per te, ti terrò fuori dai guai. A onor del vero questo mi solleva. Il tuo mondo è fatto di regole che non ho ancora imparato. Sono felice di avere un amico in un posto del genere. Ah, ok, si sta affezionando. Sì, sembra... Possiamo tipo farle altre domande oppure mandarla via anche. Ah, ok. Però facciamo... Cioè, prendo congedo semplice. Ok. La lasciamo qua in mezzo al nulla. Situazione. Ci buttiamo. Yeah. Arrivo. Perfetto. Vediamo dove ci sputa. Sì, il tipo non ci ha seguito assolutamente. No, è davanti a noi. Ah, ok, avevo la visuale dall'altro lato. Siamo finiti a Gardaland. Guarda che ci sono le... Vediamo un pochino sulla map. È una zona molto, ma molto più grande rispetto a quella di prima. Cosa c'è? C'è un vaso. Vediamo se un attimo riesco a esplorare qualcosa qua intorno. Sì, ho qui. Provo a controllare nei vasi se... Ci sono un paio di scale che portano in giro. Anche un altro gioco che ha una situazione del genere è Heimdall. Mi sta facendo ricordare un sacco di giochi vecchissimi. Heimdall 2. Sì, ha molte citazioni. Questa statua con questo... Zigzax è finito qua in fondo con... una tessitrice del tempo e quattro sedie. La statua è inquietante comunque questa qui.
Comunque sia. C'è la statua inquietante con un tipo che si sflasha, non so se i maroni, ma non voglio saperlo. Sì, esatto, si sta. Aspetta. Sta sflashando i maroni. Ho cliccato su un forziere e mi ha detto ultimo forziere. Io sono aspetta, allora, per aprire una porta o un forziere chiuso puoi cercare la chiave, imparare scassinamento, utilizzare la forza bruta. Comunque mi dice io sono l'ultimo forziere, l'ultimo forziere, l'ultimo forziere. Se ti ritieni degno di rovistare tra i miei vasti tesori, ti sfido a dimostrarmelo. Trova le mie quattro sorelle, non più di una, in ciascuno dei regni del tuo mondo. In ciascuno di loro scoprirai come aprirmi. Ok. Quindi a quanto pare c'è una quest di raccogliere, sì, oggetti in giro. Ti dice di trovare casse, tipo, in giro? Sostanzialmente credo di sì, perché dobbiamo trovare altre casse parlanti. Trova le mie quattro sorelle, sì, quindi quattro casse. Ah, tra l'altro, una in ogni regno. Quindi facciamo sappiamo notare, tra l'altro, qui dove ci sono diversi portali, e a quanto pare sono i portali che io ho pensato fosse Gardaland, sono elementali, se vedi. Uno dei fulmini, sì, uno c'ha il ghiaccio, uno c'ha il fuoco e uno c'ha più o meno la terra, la natura. Sì, portale inattivo, quindi probabilmente è una specie di nexus per andare in giro. Sì, credo si debba... Proviamo a parlare magari con il tipo, ci terrà... Zigzax, cosa ci dici di bello? Arrivo, inserisci anche un'altra diva lì, allora. Può essere vero, mia signora? La tessitrice del tempo, madre della storia, autrice di tutto ciò che è stato? Indeed, Sir Imp. Sul serio, messer diavoletto, sicuro che tu sei colui che registra tutto quello che tesso? Sbalorditivo, incredibile, ho così tante domande per te, così tanto da chiedere, così tanto da dire. Hai portato ospiti, a quanto vedo. Strani, ospiti molto strani. Ha qualcosa da dire sui tuoi capelli, cioè. Ma non lo so. Esattamente la mia reazione, mia signora. È stato il loro arrivo qui alla fine del tempo che mi ha istigato a cercarti. Ma perché? Di sicuro lo sai. Questa domanda è meglio porla ai nostri stessi ospiti. Diteci, come siete arrivati in questo piano dimensionale? Sì. È stata una... No, no, non facciamo gli spocchi. È stata una pietra? È stata una pietra, una strana pietra che ci ha improvvisamente trasportato dal luogo in cui eravamo, nel Rivellon, verso questo piano immerso tra le stelle. Una pietra? Una pietra? Ok, vai, vai. Quindi è stata una pietra a causare quella grande scarica di energia che ti ha portato qui? E ti ha infuso di una rinnovata energia vitale, così? Sì, esattamente ciò che è successo. L'hai visto prima? No, non così, no. Quello che ti è accaduto è qualcosa di unico in tutto il mio lavoro. Non ho mai sperimentato qualcosa di così contrario alla mia natura. Tessere qualcosa che non ho mai visto, mai previsto. Non è che la vita semplicemente scaturisca nell'esistenza, sai? Ma la tua l'ha fatto. Sei apparso innanzi a me dal momento in cui sei venuto a contatto con quella pietra. Pietra stellare. Ora conosco il suo nome. Ma signora tessitrice, come può essere possibile? Non vede tutto. Non vedete tutto. Non riportate nella trama dell'arazzo tutto ciò che accade? Come le pietre, i tuoi ospiti sono un mistero per me. Li vedo prima di me in questo mondo, ma le loro sembianze non sono apparse sul mio arazzo fino a quando non hanno riportato la pietra in vita. Cacciatori della sergente, sembrerebbe che voi siate indissolubilmente legati alla pietra stellare. Del come e del perché non so dire, ma credo che il ritrovamento di altre pietre rivelerà chi di voi siate in realtà. Cos'è questa pietra stellare esattamente? Da dove viene? La pietra stellare non è ciò che sembra, ma è cacciatore della sorgente. La sua vera natura è parte di un segreto ancora più grande, un segreto che neanch'io conosco. E direi che è un segreto che affronteremo magari nel prossimo episodio? Sì, perché siamo quasi a 35, quindi magari potremmo proseguire nel prossimo. Continueremo, sì, ad addentrarci. Sì, magari finiamo se riusciremo a tornare nel Rivellon. Anche. Possiamo, volendo, finire la chiacchierata, dai. Vediamo. Vedi quale sofferenza ha patito il mio lavoro? Quali ferite giacciono sopra l'arazzo del tempo? Misteri di ogni tempo, lacune nella storia. Oh, quanto mi hanno tormentato per eoni. Sembrerebbe che la pietra stellare si trasformi a tuo tocco, garantendoti nuovo filo per rammendare l'arazzo. Perciò ripristina il tempo stesso. Capisco, ciò che il vuoto consuma, la pietra stellare ripristina.
Sì, sebbene non sappia spiegare il motivo. Questa pietra stellare è l'antidoto all'appropriazione del nostro mondo da parte del vuoto. Se non ripristiniamo il tempo, se non scopriamo la vera natura di queste pietre, il vuoto consumerà tutti noi. Se queste pietre possono curare la storia, dobbiamo andare a cercarle. In effetti devi, sebbene non possa ancora capire il perché, sembra che tu e solo tu possa sbloccare i poteri all'interno delle pietre stellari. Ma non siamo gli unici soggetti a sapere che queste pietre sono molto più che creazioni di gemme. Perché è ovvio, quello è ciò che stavo facendo. Ho registrato le loro azioni, vedi? Collezionisti di pietre stellari, sempre di più, ogni giorno. Ora capisco, avrebbero tenuto le pietre lontane da noi, avrebbero impedito la ricucitura del tempo. Senza queste pietre, cacciatore, non ci sarà il Rivellon. L'intero razzo si sgretolerà, persino questo piano cadrà vittima dell'insaziabile fame del vuoto. Ciò non sarà mai, mia signora. Così come Zix viene prima di Zax, metteremo una fine a tutto questo. Prima rammenderemo la razzo, quindi fermeremo il vuoto. Ti prego, ospite misterioso, sei pronto? Ne sarai capace? Andrai in cerca delle pietre? Ci aiuterai a ripristinare ciò che è stato perduto? Certo! Quindi abbiamo una grossa nuova. Sì. Dobbiamo parlare tra di noi, mi sa anche. Sì, forse sì, perché abbiamo. C'ho il punto esclamativo gigante. Finiamo con questa o iniziamo il prossimo episodio? Ma possiamo anche chiacchierare, così vediamo quali saranno le nostre decisioni, dai. Fino a un momento fa stavamo cacciando l'origine nel Rivellon, e ora ci stanno dicendo che solo noi possiamo prevenire la fine del tempo grazie alle pietre magiche. Che ne pensi? Non possiamo negare la nostra reazione alla pietra stellare. Deve esserci un qualche legame, anche se tutto ciò sembra folle. Beh, non importa quanto improbabile, tutto è possibile. Se la tessitrice dice il vero, ci aspetta un lungo lavoro. Ok, abbiamo idealista più uno. Perfetto. E quindi abbiamo una intanto abbiamo il massimo dell'energia, giustamente, come ci ha detto anche la persona. Quando siamo stati teletrasportati, sì, abbiamo ricaricato l'energia al massimo. E abbiamo una missione un pelino più grossa rispetto a prima adesso. Ma in realtà forse no, l'energia io, se non sbaglio, c'ho ancora. Mi manca un pochino, o sbaglio? No, la salute mi manca. Io ero a 70, adesso sono a 117 di nuovo. Va bene, comunque direi che per il momento possiamo salutarci qui con questa nuova scoperta e quindi questa nuova mega missione che ci aspetta. Presumo che dovremmo trovare qualche portale o qualcosa del genere, ma lo scopriremo direi nel prossimo episodio. Ci può stare. Vedremo direttamente nel prossimo episodio. Probabilmente questo è una specie di Nexus che dovremmo affrontare più e più volte, perché sì, abbiamo un portale di entrata e vedremo di esplorare tutto quanto. Grazie ancora della visione, io sono East Brave, ci vediamo quindi al prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, fateci sapere la vostra, e niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, anche da quel tale Ale. Namaste and be brave!